Buongiorno a tutti. Allora, questo ultimo seminario della prima parte della giornata, a parte di qua, riguarda è un focus sulle attività di controllo dal punto di vista ambientale e sanitario che le ARPA coinvolte, cioè ARPA Puglia, ARPA Lazio e ARPA Friuli Venezia Giulia e ARPA Sicilia sono coinvolte in questo seminario. Principalmente queste attività di controllo dal punto di vista ambientale e sanitario riguardano il monitoraggio delle acque di bagnazione, il monitoraggio delle fioriture algali e la sorveglianza delle aree destinate alla moliscocoltura. Qui vi riporto sinteticamente quanti sono quantificati per tipologia di monitoraggio i siti monitorati dalle quattro ARPA coinvolti nel seminario. Per quanto riguarda le acque di bagnazione, l'unica ARPA che non esegue i controlli è l'ARPA Sicilia, il cui compito è affidato invece ai laboratori di sanità pubblica. Volevo far notare solo il numero elevato di acque di bagnazione per l'ARPA Puglia, in quanto l'ARPA Puglia, essendo la terza regione che presenta un'estensione costiera più alta dopo la Sicilia e la Sardegna, per cui questa costa così estesa, balneabile, ripartita in 676 acque di bagnazione. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'Eutrofis sovata, tutte le ARPA coinvolte effettuano questo monitoraggio, invece per le acque destinate alla moliscocoltura è effettuato da tutte tranne l'ARPA Lazio. Passo subito quindi al monitoraggio delle acque di bagnazione che è attuato dalle varie agenzie in ottemperanza alla direttiva 2006-2007 della Comunità Europea che è stata recepita dallo Stato italiano mediante il decreto legislativo 116-2008, il quale poi è stato reso attuativo dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010. Che cosa dice il decreto? Come definisce un'acqua di bagnazione? L'acqua di bagnazione è diciamo, definita come un'acqua superficiale, una parte di essa, che l'autorità competente preveda, nella quale l'autorità competente preveda la bagnazione e per cui non impone un divieto permanente di bagnazione. Quindi la direttiva, appunto questa direttiva stabilisce le disposizioni sia in materia di monitoraggio che di classificazione delle acque di bagnazione, la gestione della qualità delle acque di bagnazione, nonché l'informazione al pubblico in merito alla qualità delle stesse. Per cui il monitoraggio delle acque di bagnazione è escluso in quelle aree in cui c'è un divieto permanente di bagnazione, ovvero nelle zone A delle aree marine protette, nelle zone interessate da scarichi urbani o industriali e in aree portuali o aeroportuali. Per cui in queste aree ovviamente non viene mai monitorato, non viene effettuato questo tipo di monitoraggio. Su che cosa si basa il monitoraggio delle acque di bagnazione? Si basa essenzialmente sull'analisi di due indicatori microbiologici di indicazione fecale, cioè l'Escherichia coli e l'enterococchi intestinali, il cui superamento dei limiti imposti dalla legge, che sarebbe di 200 unità formanti colonie per millilitro. Per gli enterococchi intestinali invece di 500 unità formanti colonia millilitro ovviamente per le Escherichia coli determina l'ordinanza di divieto di bagnazione. Quindi passiamo quindi al monitoraggio dell'ARPA Puglia. L'ARPA Puglia, come dicevo, ha circa 1.000 km di costa, di cui 834 sono individuati quali destinati alla bagnazione e vengono ripartite in 676 acque di bagnazione. Diciamo che di queste 676, 64 rientrano negli ambienti di transizione della laguna di Lesina e del lago di Varano. Sul nostro sito è riportato un web GIS nel quale è possibile consultare i risultati analitici più aggiornati. Infatti, gli ultimi dati più aggiornati sul nostro sito sono quelli relativi ad aprile 2018, con la quale si è aperta la stagione balneare.
Per quanto riguarda invece la stagione balneare appena appunto conclusa, sulla quale è stata possibile effettuare la classificazione, si può dire che per quanto riguarda la Regione Puglia, il 99,2% delle acque di balneazioni è stata classificata in una classe di stato eccellente, soltanto uno 0,3 in una classe buona e uno 0,5 in classe sufficiente. La percentuale quindi è stata ricavata come percentuale del totale delle acque di balneazione monitorate durante il quadriennio 2014-2017. Ci tenevo quindi a precisare che ovviamente la classificazione viene effettuata sulla base delle ultime 4 stagioni balneari. Quindi i dati presi in considerazione non sono strettamente legati all'ultima stagione balneare, ma alle ultime 4. Per quanto riguarda invece la stagione balneare 2017 in Puglia, non abbiamo avuto nessun campione non conforme, quindi sono risultati tutti conformi. Non lo dà. Perché? Non gli piace. Vabbè, volevo riportare i risultati di tutto il monitoraggio. Non capisco perché non va, comunque. Il monitoraggio effettuato da C'è un ASPA. bacco. Un Non fare così, bacchetto. un bacchetto. Era questa la slide? Eh no, è al L'altra? centro, sì, esatto. Questa qui? No, no, ancora più su. Questo? La 6. Alla 6, perché? Proviamo a fare così. Si vede lo stesso? Sì. Ok, vabbè. Non mi era mai capitato. Va bene. Qui volevo riportare i risultati del monitoraggio di ARPA Puglia condotto già dal 2010 fino appunto all'ultima stagione balneare classificata e come si può vedere le acque di balneazione pugliesi presentano generalmente una qualità ottima con percentuali in classe elevata molto alta e si nota anche il trend positivo in qualità eccellente delle nostre acque pugliesi a partire dal 2010. Diciamo, le uniche 2 province che possono contribuire un po' di più ad abbassare questa percentuale di classe eccellente sono rappresentate dalla provincia di Bari e dalla provincia Barletta-Andria-Trani, le quali hanno presentato alcune criticità, soprattutto nei primi anni, e questo è dovuto, diciamo, che i fattori che influiscono sulla qualità delle acque di queste province è dovuto alla pressione antropica esercitata dalla elevata densità di popolazione costiera che appunto è presente in queste 2 province. E queste quindi vanno, diciamo, ad influire poi sulla classificazione generale della Regione Puglia. Per quanto riguarda invece il monitoraggio delle acque di balneazione condotto da ARPA Friuli Venezia Giulia, questo viene condotto in 66 stazioni totali, di cui 55 acque di balneazione ricadenti nelle acque marino-costiere, 2 in ambienti lagunari e 9 in ambienti dolceacquicoli. Inoltre, in alcune di queste, ad esattamente precisamente 25 siti marini e in 2 lagunali, viene anche eseguito il monitoraggio del fitoplancton potenzialmente tossico. Mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente la frequenza di campionamento si ha durante la stagione balneare che parte da aprile fino a settembre e così come ARPA Puglia ha sempre condotto il monitoraggio in questo periodo di campionamento, anche ARPA Friuli Venezia Giulia inizia a monitorare da aprile fino a settembre. Nel corso del 2017 sono stati seminati per ARPA Friuli Venezia Giulia 184 campioni di fitoplancton per le acque di balneazione. Qui si riporta la localizzazione di tutti i punti di campionamento per le acque di balneazione per l'ARPA Friuli Venezia Giulia, per la regione Friuli Venezia Giulia, che sono quindi incentrati, insomma, nella laguna di Venezia e provincia di Trieste, ovviamente. Per quanto riguarda i risultati di ARPA Friuli Venezia Giulia, si può dire che generalmente su 66 siti monitorati solo 2 sono risultati in qualità buona, i restanti 64 siti invece hanno ottenuto una qualità eccellente.
Alcune criticità invece si sono rilevate per quanto riguarda il fitoplancton potenzialmente tossico. Infatti, durante appunto il monitoraggio delle acque di balneazione, abbiamo Friuli Venezia Giulia ha registrato un bloom di Alexandrium tailori ad agosto presso due siti balneari della laguna di Grado e dei blooms di Prorocentrum cordatum a giugno in provincia di Trieste. Questo, ripeto, appunto, è un fitoplancton potenzialmente tossico in grado di produrre delle biotossine, che poi appunto vi spiegherò poi successivamente. Noi invece non hanno rilevato presenza di Ostreopsis sovata. Per quanto riguarda invece il monitoraggio eseguito da ARPA Lazio, questa ARPA quindi va a monitorare ogni anno 222 aree di balneazione su un totale di 360 km di costa. Dai risultati ottenuti durante la stagione balneare 2017, il 96% dei campioni è risultato conforme, il 4% invece è risultato non conforme. Questo 4% è concentrato soprattutto nella provincia di Roma. Ovviamente appunto nella provincia di Roma abbiamo anche dei fattori di inquinamento dovuto soprattutto alla foce del Tevere, che si fa sentire maggiormente in condizioni di abbondante precipitazioni dovuto appunto all'apporto di carico organico che si ha in quei momenti. Un'altra criticità che si è riscontrata nella regione Lazio è dovuto alla presentato nel comune di Ardea, in provincia di Roma, dove da tempo diverse acque di balneazione sono temporaneamente interdette e alcune di queste hanno ottenuto una classificazione in classe scarsa. Invece, come dicevo prima, ARPA Sicilia... Non ci avevo fatto caso, ok. Va bene. In ARPA Sicilia invece, come dicevo prima, questo tipo di monitoraggio è svolto dai laboratori di sanità pubblica. Passando invece al monitoraggio delle fioriture algali, questo tipo di monitoraggio è sempre svolto in ottemperanza del decreto legislativo 116/2010 all'articolo 3. L'articolo 3 stabilisce che qualora il profilo dell'acqua di balneazione, che sarebbe la carta d'identità in realtà dell'acqua di balneazione, indichi un potenziale proliferazione di fitoplancton potenzialmente tossico, le regioni e le province autonome devono attuare il piano di sorveglianza per appunto il monitoraggio dell'Ostreopsis sovata, delle fioriture algali potenzialmente tossiche. Per in particolare riferimento vi riporto appunto il monitoraggio dell'Ostreopsis sovata, che è una microalga bentonica, quindi vive e si sviluppa su substrati di fondale, quindi macroalghe, su conchiglie, quindi essendo bentonica appunto si sviluppa sul fondo e in condizioni appunto di elevate concentrazioni questa tende a staccarsi dal fondo e grazie anche favorito dal moto ondoso a formare dei flocculi lungo la colonna d'acqua, quindi si vedono proprio questo materiale gelatinoso brunastro flocculare anche sulla superficie dell'acqua. Come dicevo, essendo un'alga potenzialmente tossica, è in grado di produrre delle tossine ed è la biotossina appartiene a quelle delle palitossine simili, per cui quindi ha degli effetti sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sanitario. Dal punto di vista ambientale, una fioritura di questa microalga bentonica si è visto come ha provocato delle morie di fauna ittica bentonica proprio perché elevate concentrazioni di questa microalga può provocare condizioni di ipossia, anossia e anche appunto la produzione di idrogeno solforato crea morie di fauna ittica, di fauna insomma bentonica. Invece dal punto di vista sanitario si sono verificati molti casi in cui
praticamente in presenza di fioriture di osteopsi stovata, ha provocato delle irritazioni alle vie aeree che si possono quindi avere, insomma, i bagnanti hanno verificato, diciamo, hanno mostrato dei segni, dei segnali, insomma, influenzali, tipo quindi tosse, faringite, nausee e addirittura anche dermatiti. Quindi diciamo che le vie di esposizione per l'uomo riguardo a questa specie sono sia a livello inalatoria, proprio perché l'aerosol marino che va a raggruppare frammenti della tossina e delle alghe inalato dal bagnante può provocare questi diciamo effetti nocivi. Anche per via cutanea, quindi che si dimostrano appunto con le dermatiti, e infine anche per via olare, cioè ingestione di animali tipo molluschi contaminati dalle tossine di questa microalga può provocare dei disturbi. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'Osteopsis stovata in Alpa Puglia, l'Alpa Puglia quindi effettua questo monitoraggio in 20 stazioni lungo il litorale pugliese, e diciamo che l'individuazione delle stazioni di monitoraggio sono state individuate in base a delle caratteristiche geomorfologiche dei litorali, ma anche alle segnalazioni storiche di fioriture. Quindi, ci sono, insomma, abbiamo punti hotspot dove si sono avute fioriture nei tempo. Per quanto riguarda il campionamento, Alpa Puglia preleva un campione lungo la colonna d'acqua e un campione sul fondo mediante la metodica della siringa, e quindi mediante la siringa va ad aspirare, diciamo, le cellule adese al substrato per ottenere il campione di fondo. Questo è molto importante, campionare il campione di fondo, perché dà una stima dell'eventuale fioritura e abbondanza della microalga che potrebbe poi trasferirsi nella colonna d'acqua. I valori guida invece sono riferiti a dei superamenti dei valori limiti nella colonna d'acqua, non nel fondo, che fino al 2014 era fissato a 10.000 cellule litro in colonna d'acqua, e quindi questo indicava un valore di attenzione oltre il quale poi l'Alpa Puglia comunicava la non conformità alle istituzioni competenti, cioè Regione, ASL o al Comune di competenza territoriale. Invece dal 2015 queste linee guida pubblicate dal Ministero della Salute nel 2017 sono state aggiornate dai rapporti ISTAS 14-19, che impongono invece come valore di attenzione 30.000 cellule litro. E questa quando quindi, diciamo, abbiamo dei campioni che superano questi limiti, siamo in una fase di emergenza. Per quanto riguarda i risultati del monitoraggio di Alpa Puglia, anche in questo caso ho riportato in alto quindi il diagramma dei monitoraggi effettuato da Alpa Puglia dal 2008 fino al 2017, e come si può vedere, non si può vedere molto bene, però ve lo dico che le concentrazioni più alte si sono sempre registrate in siti chiamati hotspot, e che principalmente sono concentrati nel nord barese anche vicino quindi a Porto Badisco. Per quanto riguarda i risultati invece della stagione balneare 2017, le concentrazioni maggiori sul versante adriatico si sono osservate durante il mese di agosto e a settembre, mentre abbondanze più alti si sono avute a luglio invece nel versante salentino, lungo le coste, insomma, salentine. Il monitoraggio, come dicevo, invece, il monitoraggio per Osteopsis stovata viene effettuato da giugno a settembre con cadenza quindicennale, quindi ogni 15 giorni, insomma, si ha un prelievo di campione. E questi dati vengono pubblicati sul sito sempre, sono quindi dati sempre molto aggiornati all'ultima, insomma,
campagna di campionamento. Per quanto invece riguarda Alpa Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio delle fioriture algali viene effettuato in 4 siti costieri, tutti in provincia di Trieste. In ognuno di questi siti viene quindi prelevato mensilmente da maggio a settembre 2 campioni, uno di acqua e uno sulle macrofite. Queste sono le stazioni, la localizzazione delle stazioni per l'ARPA Friuli Venezia Giulia, vedete come sono concentrati nella provincia di Trieste. Per quanto riguarda i risultati della stagione 2017, ARPA Friuli Venezia Giulia ha registrato concentrazioni più elevate ad agosto nel sito Canovella de Zoppoli. Come si riporta nel grafico, si riportano quindi le concentrazioni presenti sia nei campioni d'acqua che nei campioni di macrofite, e le concentrazioni sono molto, ovviamente, molto più alte nelle concentrazioni nei campioni di macrofite. Per quanto riguarda quindi i risultati ottenuti da ARPA Friuli Venezia Giulia, diciamo che questi hanno quindi registrato i risultati del monitoraggio Friuli Venezia Giulia, ha registrato delle fioriture a carico di Alexandrum Taloir, come avevo detto prima, ad agosto, presso 2 siti balneari, e dei blooms di Prorocentrum Cordato, sempre a giugno. Poi per le acque di moliscolcoltura ne parlo dopo. Qui al Palazzo ha voluto riportare una simulazione dell'effetto autoaggregante che Ostreopsis ovata presenta. Questo è un briozoo che sta sciacquato, praticamente rilascia questi flocculi di Ostreopsis ovata, e si nota come in pochissimo tempo questi flocculi di Ostreopsis ovata tendono ad autoaggregarsi, a formare questi quindi aggregati gelatinosi marroncini. Qui si riportano appunto dei vetrini di Ostreopsis ovata e di un'altra specie di microbentos potenzialmente tossico chiamato Culea monotis. Per quanto riguarda invece la localizzazione dei siti di Ostreopsis ovata per ARPA Lazio, ne abbiamo 9, sono localizzate prevalentemente su substrati, su fondali rocciosi e in piccole baie. Qui vengono riportati i dati, i dati 2017 da ARPA Lazio, dove quindi vediamo che le fasi di emergenza e di allerta si registrano soprattutto ad agosto, settembre e ottobre, e diciamo che l'attuazione del piano di sorveglianza per le fioriture algali si compone di 3 fasi: una fase di routine dove generalmente quindi si eseguono i campioni e il monitoraggio, che sono la base conoscitiva per le successive fasi. Nella fase di allerta invece si ha una fase in cui le concentrazioni sono presenti, una presenza tale da supporre a una fioritura. In fase invece di emergenza si ha il superamento di quei valori limiti di cui parlavo prima, cioè di 30.000 cellule litro, e in questa fase appunto le ARPA comunicano il superamento alle istituzioni competenti. Sì, ho finito. L'unica cosa che volevo dire anche è che ovviamente è difficile identificare Ostreopsis ovata dovuta alle sue variazioni morfologiche molto complicate della placca tecale, per cui l'unica certezza che ci può dare è la tecnica che ci può dire che appunto quella si tratti di Ostreopsis ovata, no, Ostreopsis confronto ovata, sono le tecniche molecolari, e quindi utilizzano le tecniche molecolari di PCR. Un'altra cosa che volevo dire è che durante un progetto, questo progetto M3 sulle alghe potenzialmente tossiche, è stato ideato questo strumento chiamato Bentic Dinoflagellata Integrator, nel quale è un cilindro che praticamente si poggia sul fondo
attraverso questa base di gomma, e quindi creando un po' di turbolenza all'interno del cilindro si va ad omogenizzare la colonna, e in questo modo si va a staccare sia un po' di cellule dal substrato, dal fondale, e in questo modo appunto si riesce a campionare sia la colonna d'acqua che il substrato, e quindi si ottengono dei campioni più confrontabili in diversi spazi, diciamo in spazi vicini, perché spesso diciamo rende insomma confrontabili le concentrazioni in spazi vicini. Per quanto riguarda ARPA Sicilia, anche ARPA Sicilia effettua il monitoraggio sempre in ottemperanza alla normativa, e le stazioni monitorate da ARPA Sicilia sono 31, che ricadono nelle 7 province costiere, e queste generalmente coincidono con i punti di balneazione. Anche questa è la localizzazione delle stazioni, in cui in rosso sono riportate le aree hotspot. ARPA Sicilia quindi riporta i valori massimi riscontrati negli ultimi 3 anni, dal 2015 al 2017, e vediamo come i valori rossi sono concentrazioni oltre 10.000 cellule litro, che si riscontrano soprattutto nel 2015 e 2017. ARPA Sicilia effettua l'analisi morfologica delle placche tecali attraverso la microscopia ad epifluorescenza con il metodo calcofluor, e quindi con l'utilizzo di questo colorante, quindi la cellula viene colorata con il cloro, con questo calcofluor, e si rende appunto più facile l'identificazione della specie. Per quanto riguarda sempre ARPA Sicilia, ha fatto anche quindi un circuito, ha eseguito anche un circuito di interconfronto fra i laboratori coinvolti nel monitoraggio, e inoltre sempre all'interno di questo monitoraggio ARPA Sicilia dal 2018 avvierà quindi l'analisi e il dosaggio della palitossina che viene prodotta da Ostreopsis sovata. Passiamo quindi al monitoraggio delle acque destinate alla moliscotocoltura. Per quanto riguarda questo monitoraggio, abbiamo un monitoraggio ambientale destinato delle acque destinate alla vita molluschea secondo la 152/2006, e invece un monitoraggio sanitario che viene quindi regolato da regolamenti della Comunità Europea e anche da disposizioni normative regionali. Per quanto riguarda ARPA Puglia, noi eseguiamo solo un controllo di tipo ambientale e non sanitario in 19 aree destinate alla vita dei molluschi, così come designate dalla Regione Puglia, divise in zona A, zona B e zona C, e in tutto quindi i punti di monitoraggio sono 26. Il nostro monitoraggio riguarda quindi il prelievo di acque sia con frequenza, e poi a seconda diciamo dei parametri che vengono analizzati avremo dei prelievi di acqua mensile, trimestrale e semestrale. Invece i prelievi di biota hanno frequenza trimestrale o semestrale, trimestrale per i parametri microbiologici e semestrali per i parametri chimici. Quindi, oltre ai parametri imposti dalla tabella 1C del decreto 152, vengono anche monitorati nel biota il mercurio, il piombo e il cadmio, e questi sono quindi per valutare la conformità appunto rispetto ai limiti massimi imposti dai regolamenti CE, che definiscono i tenori massimi di contaminanti nei prodotti alimentari. Quindi dai risultati ottenuti nell'ultimo quinquennio si è potuto evidenziare un costante giudizio positivo di conformità e via. Quindi invece per quanto riguarda ARPA Friuli Venezia Giulia, la cosa più importante da dire è che effettua il monitoraggio del fitoplancto potenzialmente tossico, e ha anche funzione ARPA Friuli Venezia Giulia, ha una funzione di early warning. E cioè praticamente attraverso il campionamento, il monitoraggio del fitoplancton, si può avvertire precocemente le ASL per intensificare il monitoraggio in caso appunto si abbiano delle densità elevate di fitoplancton, oppure sospendere o chiudere i mitili.
Queste, va bene, sono le stazioni monitorate da ARPA Friuli Venezia Giulia e le specie presenti, commerciali presenti sono la camelia gallina, il Mytilus gallo provincialis e il Tapes filipinarius. Diciamo che durante questo il monitoraggio del fitoplancton potenzialmente tossico ha quindi presentato alcune criticità soprattutto nei mesi di maggio e di giugno, e infatti la presenza di Alexandrium ha quindi attivato il learning warning e quindi ha sollecitato l'intensificazione del monitoraggio del fitoplancton. Inoltre la presenza di biotossine appartenenti al gruppo PSP, cioè Paralytic Shellfish Poison, ha determinato quindi anche la chiusura di alcuni punti presenti di punti di monitoraggio di miticoltura. Inoltre se, un'altra cosa importante che appunto ha rilevato Friuli Venezia Giulia è che per la prima volta è stato rilevato questa biotossina, il TTX in campioni di mitili, che sarebbe una biotossina chiamata sindrope da pesce palla, quindi è stata rilevata per la prima volta a maggio qui. Importante anche viene, quindi diciamo che nella provincia di Trieste sono state rilevate il superamento dei limiti di legge per le DSP, che è un altro gruppo di biossine chiamato Diarrhetic Shellfish Poison, che ha determinato quindi la chiusura delle miticolture in provincia di Trieste. E quindi diciamo che qui si riporta appunto le tre fasi, la fase di early warning, criticità, che determina poi la chiusura degli impianti di miticoltura dovuta appunto alle presenze, come dicevo prima, di queste biossine. Il monitoraggio, viene effettuato con diverse tecniche. Il campionamento del fitoplancton per le acque di moliscoltura in Friuli Venezia Giulia viene effettuato mediante questo campionatore a tubo, che permette di campionare proprio la colonna d'acqua e quindi di ottenere un campione integrato e quindi quantitativamente migliore. Per il campionamento invece del fitoplancton delle acque di bagnazione consiste in un prelievo superficiale a 30 cm sotto il pelo dell'acqua, e invece per l'ostreopsis ovata viene quindi, come dicevo prima, insomma, campionato sia immergendo insomma una bottiglia a 20 cm dalle macrofite che il prelievo stesso della macrofita. E ho finito qui. ARPA Friuli Venezia Giulia ha voluto esporre un po' gli aspetti positivi e critici di questi tre tipi di monitoraggio, però essenzialmente diciamo che come aspetti favorevoli è quello che le tecniche di campionamento che hanno adottato hanno consentito di applicare quindi il metodo normato, accreditato da Accredia, e quindi dando dei risultati affidabili e confrontabili. Inoltre i blooms di alghe tossiche sono state preventivamente riconosciute, soprattutto con la specie Dinophysis, e quindi è stato attivato lo stato di early warning. Per quanto invece riguarda gli aspetti critici, ARPA Friuli Venezia Giulia appunto afferma che bisogna migliorare la qualità dei corsi d'acqua, soprattutto alle loro foci ovviamente, quindi bisogna fare ulteriori sforzi per impedire lo scarico dei reflui non correttamente collettati e depurati nei fiumi, nelle acque di transizione e nelle acque marine. Per quanto riguarda invece il monitoraggio del fitoplancton, c'è la necessità di implementare conoscenze sulle specie fitoplanctoniche tossiche, anche di provenienza alloctona. Anche Friuli Venezia Giulia rileva un altro aspetto critico che riguarda sempre i mezzi natanti, come riportavano prima anche gli altri relatori, che appunto c'è una mancanza appunto di mezzi natanti utilizzati per i monitoraggi. Penso di aver finito. Grazie.